Bologna è la città in cui siamo nati e cresciuti, perciò spesso non prestiamo troppa attenzione a ciò che ci circonda. Nonostante ciò, rimane comunque una città piena di segreti. Siete sicuri di conoscerli tutti? Allora, l'alternanza scuola-lavoro quest'anno l'abbiamo impostata partendo dalle motivazioni storiche e culturali in collaborazione con Topiter, che è un'app che serve alle persone, ai turisti, per conoscere meglio Bologna. E noi abbiamo cercato di svegliare la memoria su quella che era la Bologna delle acque, cioè la Bologna delle acque che per tanti secoli ha dato ricchezza e lavoro alla nostra città. Quindi i ragazzi di Disilluppo hanno dato vita, hanno ricordato quei canali che hanno portato l'acqua in città, i torrenti su cui Bologna è stata fondata, risvegliando una memoria che forse era stata un po' sopita. Così siamo entrati nel pieno del progetto. Ci siamo documentati con tutti i mezzi a disposizione, internet, libri, musei, contatti con esperti, tutto ciò al fine di individuare dei punti della città con informazioni storiche e curiosità interessanti riguardanti la cosiddetta Piccola Venezia o Bologna delle Acque, da caricare successivamente sull'applicazione Utopic, sia in italiano che in inglese, per renderle accessibili a chiunque. Infine, ci siamo muniti di macchina fotografica e cartina e siamo andati a percorrere i nostri itinerari divenendo turisti della nostra stessa città, perché nulla di ciò che si conosce è conosciuto fino in fondo. La parte più difficile della nostra esperienza è stata riuscire a verificare quanto le nostre conoscenze fossero state bene acquisite. Quindi abbiamo deciso di metterci alla prova andando a spiegare le cose che abbiamo imparato ad un pubblico che ne sapeva molto più di noi, e ci siamo recati all'Università per Anziani. Nonostante l'emozione, siamo riusciti comunque a cavarcela e a conquistare il pubblico. La collaborazione con il gruppo Utopic inoltre ci ha permesso di partecipare e vincere un concorso organizzato dal gruppo Artibano. Avete portato avanti un lavoro veramente molto accurato, di ricerca, di contenuti, di studio, guidati sicuramente dalle competenze dei vostri professori, che avete fatto anche un ottimo lavoro di promozione voi all'interno. E come dico sempre, si può essere dei bravisti, bravissimi nello studiare, nel raccogliere le informazioni, ma se poi non si è capace di trasmetterle arricchire e di valorizzare il proprio lavoro, purtroppo questa fatica è vana. Arriviamo al clou che è il risultato della classifica generale, che ha visto premiare in assoluto con una, veramente uno scarto, posso dire sì, piccolissimo, il canale Revito del liceo Augusto Ricci. Applauso a tutti.